Dopo 50. La ringrazio. Prego. La reazione all'occupazione jugoslava di Trieste fu vivace e spesso violenta nel resto d'Italia. Fin dal maggio del 1945 tutto il dopoguerra fu caratterizzato dalle manifestazioni per Trieste. A Roma una manifestazione il 4 di maggio del 1945 andò a protestare sotto la sede del Partito Comunista. I comunisti si mobilitarono in difesa della loro sede e un cameraman americano documentò i fatti con la sua cinepresa. Il 2 di maggio i titini tolsero la bandiera italiana dalla prefettura di Trieste, occuparono tutti gli edifici pubblici tranne quello del Lloyd in cui si erano insediati i neozelandesi comandati dal generale Freiberg. Per un paradosso della storia Trieste fu occupata dagli uomini provenienti dal paese più lontano, dalla Nuova Zelanda, in rappresentanza dell'esercito alleato. Questo filmato è stato girato da un cameraman americano il 5 maggio 1945. Il governo militare alleato non si insediò a Trieste e non fece rientrare la città sotto la sua amministrazione. Un uomo dell'esercito di Tito sta scrivendo appunto Trieste slovena su un muro della città. Ed ecco appunto un reparto dei neozelandesi in una riunione informale per strada che prende evidentemente ordini o istruzioni dal proprio comandante, il generale Clark a Trieste.
una sfilata organizzata dai titini per l'annessione di Trieste alla Jugoslavia. In una guerra il possesso di un territorio costituisce i 9 decimi della legge. Tito, in questi primi giorni del maggio del 1945, afferma il suo diritto a occupare Trieste e la Venezia Giulia semplicemente perché ci è giunto per primo. Però i suoi uomini, soprattutto a Trieste, si mobilitano per cercare di coinvolgere la popolazione e per dimostrare agli alleati che esisteva un ampio strato di triestini favorevole alla annessione di Trieste alla Jugoslavia. Molti triestini in realtà chiudono porte e finestre e vanno a nascondersi. I titini prendono di mira sia i fascisti che gli antifascisti. Il principale esponente del Partito Socialista viene arrestato assieme a 6 membri del Comitato di Liberazione Nazionale. Viene imposto a tutta la città di spostare gli orologi di un'ora per avere lo stesso tempo del resto della Jugoslavia. Il cameraman americano ha girato questo filmato il 6 maggio del 1945. Ancora un documento filmato molto breve, uno spezzone girato sempre il 6 maggio del 1945. Noi vedremo gli operai di alcune fabbriche italiane manifestare per le vie di Trieste a favore della annessione della città alla Jugoslavia. Una delle conseguenze nella spaccatura della sinistra triestina fu che alcune migliaia di operai si convinsero a trasferirsi in Jugoslavia per vivere in un paese del socialismo reale. Oh.
Professor Melograni, abbiamo visto queste immagini di gente per la strada, quasi di festa, di parata, però ecco, si dice festa, ma in realtà di festoso c'è poco in queste immagini. Che cosa era successo? C'era qualcosa che impediva ai triestini, alla gente di quei luoghi, di fare festa come in altre zone d'Italia quando c'è stata la liberazione? Ma penso che a Trieste ci sia stata una grandissima tensione in quei giorni. La città era in qualche modo contesa tra neozelandesi e jugoslavi di Tito. Però mi sembra che anche dalle immagini si capisce, e poi i documenti lo confermano, prevalgono nettamente gli jugoslavi di Tito. I neozelandesi sono un po' sbandati, non hanno ordini precisi, non c'è una direttiva chiara, non sanno che cosa fare. E sono invece gli jugoslavi che hanno già occupato, essendo arrivati il giorno prima, gli edifici pubblici, che impongono l'ora della Jugoslavia. Pare che questa cosa abbia suscitato nella popolazione triestina un sentimento di panico, cioè oddio, oramai apparteniamo alla Jugoslavia. E poi ci sono le violenze tremende di cui abbiamo visto le immagini, le foibe. Io non posso parlare di cifre, è sempre molto difficile, anche perché non abbiamo studiato, giustamente è stato detto, non abbiamo studiato bene che cosa è accaduto a Trieste in quei giorni. Si parla di 5.000 arresti, di almeno 500 persone che solo dalla città di Trieste sono scomparse, e forse sono delle cifre più grandi, non lo so, certamente sono delle cifre in ogni caso drammatiche. Quindi è una città che ha vissuto in quei 40 giorni un periodo veramente nero della sua storia, e nero sotto tanti punti di vista, e forse anche per questo c'è un rifiuto di parlarne, perché molti poi hanno collaborato con gli occupanti jugoslavi, abbiamo visto le manifestazioni, anche se sono persone che vengono da fuori, ma non tutti vengono da fuori. Ricordiamoci che c'è una lettera di Togliatti dell'ottobre del 1944 in cui dice: i comunisti debbono collaborare con l'esercito di Tito e debbono preferire che Trieste sia occupata dalle truppe di Tito anziché dalle truppe imperialistiche britanniche. Togliatti si sbagliava, e si sbagliava di grosso. Lui credeva che i titini portassero la democrazia, invece hanno portato il terrore. Professor Dennis McMith, gli inglesi appoggiavano gli jugoslavi per ragioni evidenti anche di scenario di guerra. Poi quando sono andati a Trieste hanno scoperto forse che gli jugoslavi erano diversi da quello che si aspettavano. Sì, certo. Gli jugoslavi erano molto necessari per noi dal 42-43. Veramente era un momento molto importante per la guerra. Ma quando ho visto che Tito aveva altre idee, un altro paio di maniche, per esempio, il generale, comandante inglese, ha pubblicato un ordine a tutte le forze del Mediterraneo, mi pare verso il 18 maggio, per dire che questo atto di Tito è proprio come Hitler e Mussolini. E noi siamo entrati, noi inglesi, in questa guerra per porre una fine alla violenza di questo modo, ma quando vediamo un uomo come Tito che fa l'aggressione come il modo di comportarsi, e questo è fatto un shock enorme. Stalin ha protestato, come si può paragonare Tito a Hitler e Mussolini? Ma vedi, questo è un segno però che gli inglesi, che hanno cominciato a dare il benvenuto ai titini, poi hanno visto quasi subito che erano gente molto crudele, pieno di senso di vendetta, che sarebbe veramente un ostacolo al perseguimento della guerra. Non un aiuto, ma adesso veramente un ostacolo, e hanno cambiato del tutto in tre settimane. Ci sono stati degli incidenti durante queste tre settimane che hanno portato al cambiamento dell'atteggiamento degli inglesi o degli anglo-americani, sì, verso i titini? Non sono sicuro, credo che non c'è nessun incidente contro gli inglesi, contro i neozelandesi, ma gli inglesi hanno visto e hanno commentato molte volte sul trattamento dato da Tito agli italiani, e questo è venuto con un po' di shock, perché anche in quei giorni c'erano partigiani italiani che combattevano contro Hitler, che per noi era la guerra importante. Evidentemente Tito aveva un'altra guerra in mente, e questo è stato veramente una cosa che ha cambiato la mente del generale in capo, ma anche dei soldati, perché lui riporta a casa che anche i soldati inglesi, i capuali, i soldati ordinari, erano veramente